fiore, oh che bel fiore. Il mix è giusto in pochi anni, uno scudetto, una Champions League, vice campione del mondo per club. Ora la piccola Casalmaggiore, regina del volley, fa paura a tanti. L'8 febbraio 2015 era il nostro palazzetto di Via Dana e poi appunto una nevicata ha fatto crollare parte del soffitto e ci siamo ritrovati senza un palazzetto. Ci ha accolto Cremona e da lì è iniziata una nuova storia della Pomino. Questo fumo di questa terra. Casalmaggiore è il posto dove è successo tutto, è il posto dove tutti i miei sogni di bambina sono diventati realtà. Casalmaggiore, oh che bel fiore. Questi genti sono come la mia famiglia, fuori campo, soprattutto in campo, queste ragazze qua. Hai un cuore grande così. Mi sento a casa e non lo so, ho imparato tante cose non solo in pallavolo ma anche nella vita e per questo sono molto grata per essere una parte di questa famiglia qua in Casalmaggiore. Casalmaggiore è un valore grandissimo, è dove c'è passione, divertimento, dedizione al lavoro. Sono stati gli anni in cui mi sono sentita più me stessa. Persone eccezionali, umane prima di tutto, perché ti danno un'emozione che è indescrivibile. Tifosi, amici, negozianti, un paese di 15.000 abitanti, sempre in festa. Tutte le persone che si incontrano si parla sempre di Pomì. Ma lo sai quando abbiamo fatto su la pallavolo a Casalmaggiore? L'abbiamo cominciata nel 67. Era solo una piccola squadra ed è arrivata ai vertici. Sono state bravissime a crederci anche quando sembrava tutto perso. Sono state brave. Beh, ormai la Pomì non è più una favola, ormai è la realtà. Pomì! 13 vere pantere, 13 ragazze che lo dimostrano in momenti cruciali della loro storia pallavolistica, vogliono vincere, hanno il comune obiettivo, appunto, quello di portare sempre più in alto i nostri colori. Il nostro colore è rosa, lo portiamo dentro nei nostri cuori, il colore è donne, quindi abbiamo scelto proprio questo colore per loro e per la nostra società. Grazie ragazze, grazie di tutto.